Avvocato Alfaro, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Bentrovati per questa nostra rubrica legislativa e legiferante. Sì. Qual è l'argomento di oggi? Oggi l'argomento molto scottante è l'educazione stradale. Nel periodo feriale abbiamo assistito a una mattanza di morti e di feriti sulle nostre strade, non soltanto quelle dell'amata penisola sorrentina, ma anche della costiera amalfitana. Molto spesso dietro questa mattanza c'è il comportamento incivile, incivico e diseducativo da parte dei cittadini, i quali molto spesso non rispettano le normali e basilari norme del codice della strada. Vi porto un esempio. Sono state una scia di polemica infinita riguardante la sregolatezza dei comportamenti da parte stradali dei cittadini, biciclette contromano, sorpassi azzardati, alta velocità, alcol test, sostanze psicotrope stupefacenti. Anche se le nostre strade non sono adatte, sono inadatte, vi è una manutenzione stradale che non viene effettuata. Sono montati comitati anche sul web a favore della sicurezza stradale, ma come vedete ancora ad oggi, a tutt'oggi, molte delle amministrazioni pubbliche dello Stato sono sorde. Bisogna intervenire subito, immediatamente, per far fronte a una mattanza che non ha fine. E che Io cosa si può fare? Allora, che cosa si può fare? Innanzitutto bisogna prendere e portare mano e immediatamente io farò subito anche un appello al Presidente De Luca affinché il fondo per le vittime della strada e l'educazione stradale si aumenti, siano incentivati i comuni e le amministrazioni pubbliche a far fronte a tutte le misure di sicurezza per garantire una cultura della prevenzione stradale che sia fondamentale soprattutto per la nostra amata penisola sorrentina. Innanzitutto rifacimento dell'intero manto stradale, rifacimento della segnaletica stradale, impianti semaforici addirittura di stampo inglese e norvegese dove c'è il tasto che indica al pedone di fermarsi con le strisce a LED che indicano dove le strade sono poco illuminate di fermare, le cosiddette strisce intelligenti, gli autovelox, i tutor. Tutte le misure atte a prevenire la morte di noi cittadini. Non possiamo più sottostare a una barbarie stradale, anche perché io fui il primo e adesso continuerò, sarò il primo a proporre una forma di proposta di iniziativa popolare dove mi auguro tutti voi cittadini firmiate per fermare una volta e per tutte questa barbarie stradale. Perché non possiamo più assistere e mietere vittime, giovani, non giovani, che attraversino la strada e vengono catapultate sul suolo stradale morendo d'impatto. Non possiamo più assistere più a questa mattanza. Adesso basta. È chiaro che Avvocato, e noi cittadini, come possiamo fare per affiancare e supportare questa vostra battaglia? allora, innanzitutto dobbiamo partire dalla scuola, dobbiamo partire da una cultura di prevenzione, da una cultura di educazione civica, delle parrocchie, della scuola, di sensibilizzazione. Mi adopererò affinché tutte le amministrazioni pubbliche siano sensibili per campagne di sensibilizzazione, di educazione stradale, affiancandomi anche le forze dell'ordine, impartendo ai cittadini, ai bambini, ai ragazzi che la strada non è una velocità, non è una pista da Formula 1. Chi rispetta la strada rispetta innanzitutto prima se stessi. È chiaro, un grande filosofo come Schopenhauer diceva che la vita è una fonte di gioia dove tutti vanno ad abbeverarsi, anche la plebaglia umana, ma sono i pozzi che sono avvelenati. E i pozzi che sono avvelenati dobbiamo bandire in particolar modo concernente l'educazione stradale. Autovelox, rifacimento del manto stradale. Tutor, strisce intelligenti, semafori, rotatorie, ma soprattutto fare in modo che ci sia una cultura della prevenzione. Abbiate il senso civico, rispettate gli altri, ma soprattutto rispettate voi stessi. Eviteremo stragi e morti ogni giorno. Viva la vita! Io ho coniato questo aforisma, hashtag soprattutto attraverso Io Sicuro. Mi raccomando, è un appello che io faccio affinché voi mi seguiate in questa mia battaglia e mi auguro soprattutto anche di bandire quel fenomeno anche criminale, barbarico, del biciclette contromano, dei velocipedi contromano, dei sorpassi azzardati, della non utilizzazione del casco. È un senso civico, dobbiamo rispettare le norme del codice della strada e le amministrazioni pubbliche devono adottare tutte le misure atte a prevenire qualunque tipo di incidente stradale. Prima di tutto, rifacimento del manto stradale.
installazione degli impianti semaforici, strisce intelligenti, autovelox, tutor, cordoli, tutte le misure atte a salvaguardare la nostra vita che non ha prezzo. Grazie, avvocato. Grazie anche a voi.